Mi chiamo Xiaofan, sono una studentessa del secondo anno di IFER. Oggi è 15 giugno 2020 e mi trovo a Lussemburgo, dove sono venuta per fare uno stage in una banca. Attualmente sto scrivendo anche la mia tesi di laurea. L'anno scorso ho partecipato al programma di laurea congiunto della Sapienza con l'Università di Liegi. E quindi sono stata a Liegi dall'inizio di settembre dello scorso anno fino alla fine di gennaio quest'anno. Secondo me, avere un secondo titolo sicuramente migliora il proprio curriculum. E poi si vive una nuova esperienza internazionale in un altro paese europeo e si pratica una nuova lingua straniera come il francese. In più, a Liegi ci sono tanti studenti, sia locali che internazionali, e quindi si fa nuove amicizie e si conosce nuova cultura. Questa esperienza è stata molto bella per me e la rifarei senza dubbio. Secondo me, avere un secondo titolo sicuramente migliora il proprio curriculum. E poi si vive una nuova esperienza internazionale in un altro paese europeo e si pratica una nuova lingua straniera come il francese. In più, a Liegi ci sono tanti studenti, sia locali che internazionali, e quindi si fa nuove amicizie e si conosce nuova cultura. Questa esperienza è stata molto bella per me e la rifarei senza dubbio. La città di Liegi, secondo me, non è molto grande, infatti il suo centro storico si trova nel raggio di 2-3 km, ma si trova tutto il necessario e ci sono sempre eventi in giro, come delle feste o delle mostre di arte, cinema, eccetera. La città ha il proprio fascino e la gente lì è molto cordiale. A dire il vero, non tutti parlano molto bene l'inglese, ma secondo me è un'occasione in più per praticare il proprio francese. Liegi poi si trova in una posizione molto strategica per chi ama viaggiare, sia all'interno di Belgio che nei paesi limitrofi, come Germania e Olanda. Infatti, me e i miei amici abbiamo approfittato durante il weekend per viaggiare nelle città vicine, come Bruxelles, Ghent, Amsterdam, Maastricht, Aachen, eccetera. La gente lì è molto cordiale. Ciò che mi è mancato di più dell'università italiana sono i miei amici e compagni dell'università. Soprattutto all'inizio, quando ero arrivata sola lì a Liegi e dovevo cercare una casa, ambientarmi, eccetera, eccetera. Ciò che non mi è mancato di più, direi che è la sessione degli esami a febbraio. Perché siccome a Liege gli esami si concentrano nel mese di gennaio, in febbraio ero libera di partire qui in Lussemburgo per iniziare il mio stage. Considererei di fare questa esperienza a tutti gli studenti che vogliono fare un'esperienza internazionale in un altro paese europeo, o che hanno voglia di conoscere cultura nuova o gente nuova. All'inizio potrebbe sembrarti un po' difficile, ma vedrai che la tua permanenza lì sarà fantastico. Almeno io mi sono divertita moltissimo lì. Si consiglia di portare da casa anche dei vestiti pesanti, ne avrei bisogno lì a Liegi. Tutto sommato, a me mi è piaciuta moltissimo la vita a Liegi e la consiglio caldamente, nonostante la pioggia e il maltempo.